Estra rinnova il suo store di Camuscia e quindi anche la vicinanza, insomma, a famiglie ed imprese. Esatto, era ormai chiuso da tempo il vecchio store, ma diciamo ci siamo resi conto con questo tsunami dei prezzi che si è determinato nel 2022 che c'è necessità appunto di dare valore alla prossimità, cioè di essere proprio sul territorio, perché anche non tutti sono in grado di avere informazioni online, usare le app sui telefonini, quindi è anche un venire incontro non solo a tutta la clientela ovviamente dando tutte le informazioni del caso, ma in particolare un appoggio, un aiuto alla clientela più anziana, più debole, quindi c'è la necessità, ecco, di riaprire e di rivalorizzare l'incontro in presenza. Ecco, questo store sarà aperto durante, insomma, orario d'ufficio? Esattamente, sarà aperto quindi a disposizione sia per i rinnovi contrattuali che per tutti i chiarimenti in bolletta o le rateizzazioni, quello che l'utenza avrà necessità di chiedere. Ecco, ci sono in giro anche tanti truffatori che purtroppo a volte utilizzano anche il nome di Estra proprio per portare a casa insomma, le loro azioni, quindi ecco, questa prossimità serve forse anche a questo, insomma, ad evitare che si cada in queste truffe. Serve esattamente anche per questo, moltissimi hanno avuto telefonate di chi si è spacciato per Estra, perché serve a catalizzare l'attenzione e poi dopo magari si propone l'offerta di un altro operatore o addirittura operazioni anche più oscure, quindi anche qui si può fare una verifica se il contatto è stato oggettivamente di Estra oppure di qualcuno che ha millantato questo contatto.